Marina Magnanensi, che era proprio lì quella sera. Una nuova avventura per la giornalista e presentatrice Serena Magnanensi. Dopo 5 anni come inviata della nota trasmissione di Rai 1, La Vita in Diretta, quest'anno potremo vederla nella storica trasmissione 1 Mattina, dove avrà questa volta uno spazio tutto suo dedicato al mondo dello spettacolo. Il grande sforzo è mettere la sveglia, ecco, perché fino ad ora con La Vita in Diretta mi alzavo più o meno tranquillamente, adesso invece 1 Mattina mi arriva una sveglia un po' presto. Per fortuna sono nell'ultimo segmento di 1 Mattina, cioè quello che va in onda dalle 11:15 a mezzogiorno, prima della prova del cuoco. Praticamente noi diamo la linea alla Clerici. Okay. Quindi già come orario, insomma, è più fattibile per una che non è molto mattiniera come me. E vabbè, è una nuova avventura, avevo voglia di cambiare, ormai erano 5 anni che ero alla Vita in Diretta, 5 anni stupendi, veramente, però dopo un po' ti viene, certo. Questo mestiere deve essere fatto, secondo me, per sperimentare e imparare cose nuove. Credevo di aver concluso il mio ciclo alla Vita in Diretta, una serie di combinazioni fortunate, ho preso la palla al balzo, insomma. Con 1 Mattina. Sì. E all'interno, ecco, di 1 Mattina cosa farai, come si chiama la rubrica che andrai a curare? Con chi, anche chi ti affiancherà con tutto questo? Allora, la rubrica si chiama 1 Mattina Magazine, è appunto l'ultimo spazio di 1 Mattina e ci occuperemo rotocalco, quindi ci occuperemo di cronaca rosa, spettacolo, attualità, quindi sostanzialmente il mio ambito rimane sempre quello che trattavo La Vita in Diretta, che è un po' il mio pane quotidiano. La cosa, diciamo, positiva rispetto alla Vita in Diretta è che alla Vita in Diretta ero una di tante inviate, dividevo, diciamo, lo spazio con tanti colleghi. A 1 Mattina sono l'unica, quindi sono l'unico volto in esterno del programma, quindi questa è stata una grande opportunità che l'azienda mi ha dato e ho colto al volo, insomma, spero di esserne all'altezza. C'è però molto entusiasmo, perché questo magazine non esisteva fino agli anni scorsi, quindi è una piccola trasmissione nuova che parte con una squadra nuova, con una conduttrice che è Lorella Landi, alla quale io sono legata per Le Amiche del Sabato, che mi ha fortemente voluto, proprio con lo spirito dello spogliatoio, cioè andiamo e facciamo una cosa nuova, mettiamocela tutta. E devo dire che è bello far parte di un progetto in partenza, no? Ti dà, certo, grande carica, quella mi mancava da un po'. La prima puntata era su Little Tony. La prima puntata era sul ricordo del grande Little Tony, che è una persona e personaggio che ho avuto la fortuna di conoscere molto da vicino grazie ai migliori anni, insomma, io l'ho avuto molto in pratica, come si dice, se n'è andato da poco e ha lasciato davvero un grande vuoto, e quindi abbiamo pensato di iniziare dedicando la puntata a lui. Ricordiamo allora l'appuntamento con 1 Mattina tutti i giorni. Allora, voi prendete carta e penna, è facilissimo: tutti i giorni dalle 11 a mezzogiorno vi guardate 1 Mattina Magazine, il sabato pomeriggio guardate Le Amiche del Sabato, la domenica, io ve lo dico, voi guardatevela domenica perché Mara fa bene alla salute. Giusto. E poi magari non si sa mai, magari c'è pure qualche sorpresa lì, chi lo sa, appunto, non si può sapere, insomma. Allora, in bocca al lupo si può dire, sì giusto? Si può dire, crepi il lupo, quindi insomma guardate Rai 1 e TVL, potete fare questo zapping, TVL, Rai 1, Rai 1, TVL, basta. Perfetto, grazie Serena. grazie a voi. Amicizia sincera. E fuori dalle scene e dentro.